Wow, sorprendente, che viaggio! Pare che Bowser ci abbia portato nella sua terribile tana spaziale. La vedo male, che ne sarà di noi? Ti do il benvenuto, Mario. Sembra che l'oggetto stellare ti stia proprio a cuore. Ti darò l'oggetto stellare, ma solo se riesci a sconfiggere il mio tirapiedi. È impossibile, lo so. Fai del tuo peggio, Calamacco. Siegasi, Calamacco, uno dei personaggi alla quale bisognerebbe sbloccare proprio in questa zona, cioè in questa modalità storia. Si parte, la sfida per lo scelto stellare contro Calamacco sta per iniziare. Vabbè, se per la solita cosa, la regola è Vuoi spiegare le regole perché sto per schifo? E iniziamo la grande, io 1 e lui 2. Calamacco 2 e Mario 1. E abbiamo già 3 stelle, come potete notare. Mo vi spiego il perché. Se non trovate caramelle per terra, correte in un negozio. Dov'è quello più vicino? Eccolo, raggiungetelo, vabbè, spoiler. Che la sesta gara abbia inizio. Inizio gara 6. Ok ragazzi, in che cosa consiste nella modalità duello in questo tabellone? In pratica ragazzi, l'obiettivo è quello di rubare la stella dell'avversario. Cioè, che in questo caso è Calamacco. Allora, come si fa a rubare la caramella? Cioè, la caramella. Come si fa a rubare la stella, direte? Dobbiamo prendere, ragazzi, 2 caramelle speciali, alla quale ci sono solo in questo tabellone. Che appunto è uno è quello che ho appena preso, e poi un altro che vabbè. Ve lo farò vedere quale si tratta. Allora, la caramella fa l'automobile, da come avete potuto notare. In pratica serve per rubare una stella ad un avversario. La particolarità è che può rubare solo una stella, però potete lanciare 3 dadi. Quindi sì. Mentre Calamacco ha posto quello di Bowser, alla quale lui tira solo 2 dadi, però può rubare 3. Può rubare 2 stelle. Allora, volendo posso anche usare... vabbè, uso questo, almeno inizio a rubare la prima stella a Calamacco. Cioè, praticamente questo è una specie di gara su chi riesce a prendere a rubare la stella all'altro. Ora però bisogna però sperare di andare a sinistra, perché altrimenti ho fatto una cassata. Anche se non sono però io a scegliere in che direzione andare, quindi mandami a sinistra, ecco, così prendo la stella a Calamacco e buon voyage, me ne vado. Viva la libertà! Sì, vabbè, la libertà quasi, perché comunque Calamacco ha quella di Bowser, quindi bisogna sperare che non faccia un numero troppo grande. Altrimenti iniziamo la grande. Vabbè, tocca Calamacco, vediamo che fa. Ah, non usa quello di Bowser, però merda, è vicino così. Allora, quanto pare Calamacco ha voluto andare su sicuro e prima voleva avvicinarsi a me e poi usare la caramella Bowser. Sì, in questo tabellone Calamacco non è stupido, quindi bisogna stare attenti. E per di più ragazzi c'è... Ah, ecco. Mo ha anche la caramella proiettile. Quindi, sono fottuto. Ecco, la cosa brutta, è vicinissimo a me. Quindi o uso quello di Bowser o uso quello di Pallottolo Bill e mi ruba comunque una stella. Io volendo potrei usare la caramella Bowser e posso cioè rubargli le ultime 2 stelle che sono rimaste. Sì, praticamente se è così allora il video sarebbe già finito, ma non so. Devo vedere un po' come andrà a finire. Il caos delle caramelle! Ecco, prendi una parte e vediamo che succede. Ah, cacchio, ce le mischia pure, ma che bastardo.
Uno, bene, Donkey Kong, se non sbaglio non so cosa faccio, ma non faccio che dia una stella, perché comunque se no non è in più qua. Bene, sta regalando caramelle. Regalando caramella. L'utilità zero in questo tabellone nel Donkey Kong. Vabbè, Calamacco vuole buttare un po' il pallottolo Bill. Faccio quelle di Bowser, vabbè, non so cosa faccio quelle di Bowser, ma non ne voglio sapere. Ma qua c'è un rischio, speriamo che vada a sinistra. Sì, mo Calamacco con quel costume è un po' scenno. Ma anche, mo merda. Poco cazzo. Sinistra, le va a fanculo, che palle, tutto sinistra. Sì, mo se ne va in attardo, perché mo non so nemmeno come raggiungerlo. Beh sì, praticamente qua mo è una guerra tra me e lui, perché mo non so per quanto andiamo avanti così. Basta per uno, perché non so che fare. 3, bene, andiamo a finire sullo spazio verde. Allora, qual è in questo tabellone? Facciamo il cambio giro. Infatti, Mo è dall'altra parte. Wii, giramento in 3D. Comunque, yeah, siamo nello spazio, spiegatemi voi come cacchio accidenti facciamo a stare nello spazio, ma dettagli. Giro, giro, tondo, mi viene da vomitare, ciao. Ah, spazio Bowser, oh mio Dio, che gioia. Boh, vediamo che succede se c'è Bowser. Ah, ti piace la mia persona orbitante? Beh, preparati a una sorpresa, ti rubo una stella. Ah, fantastico, ma grazie mille. Bene, sono leggermente fottuto. Perché ora io uso solo una stella, mentre Calamacco è già avanti. Calamacco deve vincere, se morio avanti così perde. Ecco. Per una volta vi faccio aiutare. Vediamo un po' cosa mi esce. Quella di Bowser, perfetto. Meglio di niente. Yaha! Piccolo d'aiuto, e ora cerchiamo di andare avanti in questo tabellone, perché secondo me andiamo avanti all'infinito. E tu mi Calamacco? No, si becca è Donkey Kong, che palle. Donkey Kong, per favore non gli dare una caramella Bowser o pallottolo Bill, perché sennò questo mi fotte. Bowser, Donkey Kong, giuro che ti odio adesso. Vabbè, ma la Calamacco sei scemo, ma perché non lo sei tenuto? Ti vincere così, vabbè. Calamacco che pare ha capito che se no era troppo facile. Cacchio, Calamacco è proprio una bestia, cioè adesso rischio di non prenderlo con caramella Bowser. Ma vediamo che minchia così farà. Funghi sotto tiro. Ah bene, praticamente se non ricordo male bisogna
Colpisci l'avversario con i funghi per fare punti. Evita l'avversario con Goomba, ok. Quindi devo colpire i funghi e non i Goomba, va bene. Dai, muoviamoci che io qui devo battere Calamarco. Perché non è ciuccio. Yeah. Oh. Ok, non lo so quanto siamo, ma penso che sto vincendo, quindi sto a posto. Ecco, ho fatto 240, ho battuto il Calamarco. E ora in Goomba lo rincorrono, poveretto. Uè, se ti prendiamo ti stupriamo, yeah! Vabbè, adesso posso tirare il bersaglio, vediamo. Sì, vabbè, sto schifo, devo tirare. 5, vabbè, mi prendo le monete che mi aveva rubato. Anche se ne aveva solo 2. Ok ragazzi, dunque, vabbè, io uso la chiama la Bowser. Sì, è un po' rischioso, ma non so che cacchio fare, perché sennò andiamo a mettere l'infinito. Si spera che riesco ad andare addosso a Calamarco, sennò sono fottuto. 9, dai, con 16 devo cercare di andare addosso a Calamarco. Sinistra! Ho detto sinistra, ma che cacchio vai? 8, vai a sinistra? No, vai a destra, ma che cacchio, dai! Ok, cominciamo. Ecco fatto, questa volta ce l'ho fatta. Sì, stavolta mi sono dovuto concentrare al massimo perché altrimenti qua mi confondevo con Bowser. Sì, lancetto, dai, un numero bello. 10, dai, abbastanza. Almeno 10. Ora vediamo se il buon vecchio Calamarco non mi va addosso. Ok dai, stavolta vediamo se sto a fare lì della stella. Sì vabbè, solo una stella e vabbè, che ci devo fare. Ho solo questo, non ho altro. Due, che schifo. 2, dai, uno grande. Ah, almeno. Culo via. Va bene, no, rubiamo una stella a Calamarco sperando che lui non abbia quello di Bowser. Se no sono fottuto. Ah no, però c'è che 2 giro per fortuna. Almeno non mi può andare addosso. Vabbè, invertiamo di nuovo. Vabbè, ma che caramella ci aveva lui, mo? Ecco, ho perso.
Yeah, ragazzi, la mia prima sconfitta. Che bello, mo mi tocca rifare questo tabellone. Sì, a dopo ragazzi. Ok ragazzi,
finalmente sono riuscito a battere Calamarco. Sì ragazzi, questo è praticamente la seconda volta che ho fatto questo tabellone, e quindi mezz'ora di tempo per rifare tutto. Ma guardate un po' che cacchio dovevo fare per vincere questo tabellone. Cacchio, se odioso è questo tabellone di rubare la stella. E anche Calamarco è stato bastardo. Wow, l'ultimo turno è stato decisivo. Calamarco non ha più stelle. Signore e signori, Mario ha vinto la gara. Congratulazioni. Bene, e con questo abbiamo concluso anche la parte numero 6. Bene, cosa ci aspetterà nell'ultima puntata? Beh ragazzi, lo scoprirete nella prossima parte, quindi non perdetevi l'ultima puntata di Mario Party 8. Ciao!